Da No, e Michela Brambilla allora collegata a Milano. il Brambilla, buongiorno, movimento benvenuta. animalista, dove parliamo anche con Buongiorno. Brambilla, e ovviamente insomma sul palco esordisce, non poteva che fare così, con una battuta. Vediamo. Sentite qua. Vediamo. E allora io ho voluto fare, perché sono birichino, una domanda birichina, e ho messo una domanda speciale. Ho detto, ma signora, se lei dovesse trovarsi nella drammatica situazione di dover scegliere tra suo marito e il suo cagnolino, che scelta farebbe? E il signore, profittando dell'anonimato, hanno scelto per il 73% il loro cagnolino. Va bene. Ma anche senza l'anonimato. Ma anche senza l'anonimato, anche in maniera pubblica, ufficiale. Alessandro, cos'è questo Berlusconi invece di lotta e non di governo, che però scende in campo con gli animali? Io sono ammiratissimo di questo Berlusconi, la Brambilla lo sa. Berlusconi è fatto così, è l'unico vero bipolarista inclusivo. Cioè, al di là della passione per gli animali, Berlusconi ancora non ha superato la sindrome di Fatuzzo. Ve lo ricordate Fatuzzo? Berlusconi nel 2006 perse le elezioni perché non si accordò con il capo del partito dei pensionati, 4.000 voti. Per 4.000 voti vinse Prodi, vinse poco e durò poco. Cioè, Berlusconi è fatto così, è convinto e ha ragione che la maggior parte degli italiani sono sensibilissimi e sempre di più ai temi animalisti. Gli italiani invecchiano e gli anziani hanno a cuore la vita di compagnia con gli animali. Ha capito, al di là di una sensibilità, però ha detto varrebbe addirittura il 20%, se votano pure i cani, i gatti, eccetera, e magari prima o poi ci riuscirà a farli votare. Però non ha torto, è una linea di tendenza autentica dal punto di vista elettorale. Ha fiutato una vena aurea, ancora non da 20%, però c'è questa cosa, e la Brambilla la interpreta magnificamente questa cosa. Ed eccola qui, Michela Brambilla. Allora, quanto vale il movimento per gli animali? Il movimento animalista, come si chiama in termini tecnici, Brambilla? Il nostro si chiama Movimento Animalista, sì. E devo dire alla domanda quanto possa valere, io non so rispondere, ma non è nemmeno il mio punto di interesse. Non gliene importa. Perché? Perché il movimento animalista, che è stato fondato ed è partecipato da persone che come me hanno una storia animalista decennale, no? E quindi che arrivano dal centrodestra fino ai Verdi, e quindi noi abbiamo nel nostro interno persone che credono veramente in quello che è il nostro obiettivo, nasce per rispondere a un vuoto attuale, nel senso che la classe politica dirigente oggi nel suo complesso, perdonatemi qualche eccezione ma molto poche, ha dimostrato di essere incapace, inadeguata ed insensibile a rispondere alle nostre istanze. Per cui gente come me, che, scusate, ho fondato la prima associazione animalista che avevo 13 anni, nel passato giusto qualcuno, non può più stare a guardare. Abbiamo avuto quest'ultimo governo Renzi che ci ha, per fare tre esempi, ci ha sciolto la forestale che erano i nostri ranger, ci ha depenalizzato la maggior parte dei reati, a momenti ci fanno sparare al lupo che è un esemplare protetto. È chiaro che noi animalisti veri, cioè noi che difendiamo la vita, non possiamo più delegare ad altri una rappresentanza che o non vogliono o non sono in grado di avere. Quindi noi non nasciamo per le elezioni, noi nasciamo per mettere gente nostra all'interno di tutte le istituzioni, e quindi io parlo di tutti i comuni italiani, parlo di tutte le regioni, parlo anche del Parlamento e magari chissà del governo, ma non perché vogliamo sostenere questa o quella forza politica, perché il movimento animalista però è assolutamente indipendente Brambilla, da qualunque forza adesso politica. Adesso, al di là del sorriso un po' stornione di Centinaio, però mi dica la verità, se Berlusconi viene da voi nell'atto fondativo e dice ma che meraviglia questa idea, insomma il Partito Animalista è un partito vicino a Forza Italia, dai, come fate a dire no, noi siamo vicini a Bersani? Lei da attento osservatore della politica oggi non potrà che dire che ho ragione quando io affermo che tra tutti i leader politici oggi sulla scena Silvio Berlusconi è l'unico ad avere da sempre, da tempo, manifestato grande attenzione e rispetto per tutti i temi che riguardano i diritti degli animali. Nessun altro sta incarnando questi temi, quindi ieri, sabato, Berlusconi era presente, ma perché lui ci crede.
Qualcun altro ci crede, si faccia avanti. Renzi ha distrutto l'animalismo italiano, Grillo non ne parla, scusi. Cioè, è trasversale, mi sembra che ci sia l'imbarazzo della scelta. Va bene, vi faccio vedere come nasce tutto e poi vengo qui con la 16 per la regia, dalla Pasqua vegetariana di Silvio Berlusconi, che non possiamo non farvi rivedere. Salvare la vita agli agnelli e ai capretti, in particolare in questi giorni di Pasqua, è quello che chiediamo agli italiani ed è quello che ha voluto fare anche il presidente Berlusconi. Allora, Carmen, tu conosci Berlusconi da molti anni, no? Ti aveva mai confessato questo desiderio di aderire a un partito animalista? Ma devo dire che io conosco Berlusconi dai tempi del drive-in con l'inizio di Canale 5, però non si parlava all'epoca di animali e non era neanche vivo questa problematica. Ma non mi stupisco, perché lui è un uomo molto sensibile, un uomo molto buono. Quindi, le persone si avvicinano agli animali quando capiscono che può esserci un rapporto reciproco, anche se l'animale dà tanto amore, non chiede mai nulla, e quindi non mi stupisco assolutamente. Poi conosco Michela da molti anni, anche lei ha sempre fatto delle lotte molto utili per i diritti e la tutela degli animali. L'abbiamo invitato, un grande testimonial del suo movimento. Ma anche perché senza saperlo, ecco. Tu hai una ventina di cani a casa? Beh, io ultimamente ho una ventina, però in 30 anni io e Denzo Paolo, mio marito, ne abbiamo sistemati centinaia di cani, perché per noi andare sulla strada, camminando, viaggiando, vedere un cane sull'area di servizio, sul raccordo, in situazioni pericolose, non potevamo lasciarlo, quindi si prendeva... Lo avete adottato, a ogni viaggio vi portavate... No, ma poi andavo nei programmi televisivi con una cesta di cuccioli e li facevo adottare da tutta Italia e mi spostavo Roma-Milano per regalarli. Meraviglioso. Ma no, perché io ritengo che gli animali siano esseri senzienti, sono esseri viventi. Siamo tutti d'accordo. E quindi non si può. Io adesso ho perso un cane che era stato con noi da 18 anni e credimi, è stata una grande sofferenza, perché l'animale vive in simbiosi. Però la mia domanda è, in tempi di crisi enorme sul mercato del lavoro, crescita del PIL, cresce ma non abbastanza, migranti, il racconto di oggi, eccetera, veramente possiamo ripartire dai cani? Cioè, veramente possiamo votare per un movimento animalista? Io penso che la realtà è questa: quante famiglie hanno degli animali? Quante famiglie si sentirebbero tutelate se avessero dei vantaggi? Centinaio, degli perché aiuti, ride? Adesso arrivo da lei. Un attimo. Centinaio, no, perché a questo punto diventa interessante. Guardate che chi sale sul carro animalista, come dice Berlusconi, qualche voto lo porta a casa, dai, Centinaio e poi Gualmini. No, ma è una cosa simpatica, ridevo per due motivi. Primo, perché mi ricordo che al drive-in Berlusconi aveva già lanciato Asfidanken e il Tenerone. È vero, che due animali, certo, Asfidanken e il Tenerone. E nella sigla c'era un mio alano, in una sigla. Seconda cosa... Io ho avuto il coniglietto nano per 9 anni, adesso i pesci della farla. Non ce l'ha mai detto, però, non ce l'ha mai confessato. Mi iscrivo anch'io al partito animalista. Vedi, va bene, Gualmini? No, sorridevo perché insomma a Renzi veramente stanno addebitando di tutto, ormai anche il buco dell'ozono, e quindi dire che Renzi ha distrutto gli animalisti, ecco, mi sembra un po' forte. Dopodiché, insomma, io penso che non siamo in provocazione, la caccia selettiva al lupo, ma penso che ci siano delle priorità. Aspetta, la caccia selettiva al lupo. No, ma lo dicevo sorridendo. Va bene, come si chiamava il coniglio nano di Centinaio? No, ma non c'è da sorridere. Però penso che ci siano delle priorità. Si chiamava il coniglio nano di Centinaio, come si chiamava? Si chiamava Pallino, perché era proprio una palla di peluche. Questo non posso competere. Va bene, un attimo, mi fermo. Buoni, ho capito che mi state scaldando. Allora, questo cane qui straordinario, come si chiama? Questo si chiama Ramon. Hai visto, Irene? È bellissimo. Ramon. Si può alzare? Sì, si alza. È straordinario, è enorme dal lato, una specie di tigre, un gigante, ed è un pastore abruzzese. Tutto parte appunto da quel ritrovamento dei cuccioli di pastore abruzzese, Sara, me li fai vedere per favore, a Rigopiano, era gennaio
dopo gennaio, purtroppo abbiamo poche ore. Ma la regia, in Abruzzo, so che ce l'ha. E quei cuccioli del Ricopiano adesso sono stati ospiti di una nostra. Ve li facciamo vedere, perché quello fu l'inizio, eccoli. No? L'inizio della. Eccoli qua. Comunque di un racconto. Stiamo vedendo in questo momento. Ricopiano, vediamoli. Un attimo di silenzio e studio. Eccoli, eccoli. No, è un'immagine muta, per cui la possiamo anche commentare. Così. Vabbè. Questi sono. Insomma, il momento del ritrovamento nelle immagini dei vigili del fuoco. Quanti anni ha lui invece? Sei anni e mezzo, sette. Praticamente questi cucci sono stati ospiti, sono vivi, stanno tutti bene. Abbiamo fatto una piccola uscita di cani una settimana fa a Rocca di Botte insieme al CPMA. Ma tu ne hai di pastori abruzzesi? No, no, io tutti incroci, meticci e qualche cagnolino piccolo di chihuahua. Ma io nella a casa nostra sono passati di tutte le razze di tutti i tipi e danno tanto. Già, questo non è un sono cane utili. Che io posso tenere in casa facilmente. No, così. Questo è un cane che certo. Adesso sicuramente è un cane da guardiania, fa parte dei cani da guardiania. È molto cattivo, no? Cioè un cane no, no, vero... no, non è un cane molto cioè, cattivo, è un cane che svolge il suo lavoro, perché cattivo, come tutti gli animali... Ho sbagliato. No, non è cattivo. Mai. È un cane che svolge il suo lavoro, è un cane da guardia, fa parte dei grandi cani bianchi che vengono dall'Eurasia da guardiania. Lui è un cane di come il maremmano, no? Questo per Renzi si chiama pastore maremmano abruzzese, ma diciamo per come cane autoctono, come cane che nasce, è un cane pastore abruzzese, perché diciamo che è stato fatto un piccolo furto storico di questa razza da parte dei toscani, però adesso stiamo riparando questo piccolo torto. Anche tutta la razza praticamente è controllata dal circo del pastore maremmano abruzzese. E adesso ci sono state delle votazioni proprio per la richiesta del suo nome originale, che è pastore abruzzese. Vabbè. Cioè maremmano non era? No, maremmano diciamo che il cane con le grandi la grande transumanza veniva effettuata dall'Abruzzo. Ancora colpa di Renzi, Gualmini. Hanno rubato i toscani. Sempre colpa di Renzi. Non è colpa di Renzi. Però, e dico un attimo questa questo cosa. Questo cane, 7 anni. Che quella transumanza... piccola transumanza, il cane è arrivato nella Maremma toscana e ha avuto l'estimazione dei grandi lo hanno scoperto toscani, in Toscana. L'hanno scoperto, capito. Sono stati i primi a scrivere la cenofilia ufficiale come pastore maremmano. Va bene, quanto vale questo cane politicamente però? Beh, insomma, forse qualcosa vale, perché è vero che gli italiani hanno una passione sfrenata, giustamente, per i loro animali domestici. Esatto, vai, li vediamo esatto. Subito i numeri che riguardano appunto gli animali domestici che sono presenti nelle case italiane. Va bene, 60 milioni, quanto la popolazione italiana? Il 43% degli italiani ne possiede uno e il 9,3% ha più di un animale in casa. Per la maggior parte sono cani, anzi no, precisamente per la maggior parte sono pesci rossi, sono quasi 30 milioni di pesci rossi presenti in Italia, 7 milioni e mezzo i cani e circa 7 milioni invece i gatti. E per quanto riguarda l'attaccamento degli italiani è tanto, li curano, ci spendono e addirittura dedicano dei posti, dei luoghi della casa proprio per gli animali stessi. E intorno a questa passione ovviamente è nato un giro di affari. Allora vediamo quanto costa mantenere un cane. Vabbè, la spesa media per un cane di media dimensione è di 1.800 euro, per un gatto poco, circa 800 euro, Irene Benazzi lo sa bene, e in generale il giro d'affari è di 1,8 miliardi di euro, riguarda tutti i prodotti dedicati appunto agli animali. Solo per quanto riguarda, una curiosità, solo per quanto riguarda i prodotti per la bellezza degli animali domestici, Gerardo si spende oltre 44 milioni di euro l'anno. 44 milioni, 1.800 euro. Quanto spendi tu, Irene, per i tuoi gatti? Tre? No, guarda, non me lo far dire, non mi ci vuoi pensare. Tre gatti, no, perché gatti io, no, no, io ho due gatti. Li tratto, cioè cerco di dargli mangiare il migliore possibile, che ha un costo. Aspetti, però arrivo, bambina. Però volevo dire una cosa, noi adesso, se posso, Gerardo, certo, no? Scherziamo sugli animali, quanto spendiamo, i vestitini, eccetera, l'ironia, e il coniglietto di Centinaio. Prima di tutto volevo chiedere a Centinaio se lui mangia i conigli. Avendo avuto un coniglio in casa. No, immagino di no. No, perché lei non lo mangia io il coniglio. Io sono uno che mangia carne, ne mangia anche tanta e quindi non avrei problemi, però se dovessi pensare di mangiare un coniglio mi sembrerebbe di mangiare uno della mia famiglia. E qui canta l'asino, se vogliamo rimanere in tema, perché io volevo chiedere anche a Brambilla qual è la posizione del loro partito sugli allevamenti intensivi, perché noi
questi animali ovviamente li trattiamo con grandissimo riguardo, sono membri della famiglia, e gli altri invece li mangiamo, ma perché non li conosciamo, tant'è che Centinaio, che il coniglio l'ha avuto in casa, il coniglio non se lo mangia. Sugli allevamenti e sugli allevamenti intensivi, Brambilla, che posizione ha il partito? Beh, certo, il partito animalista che deve fare? Chiudere. Allora, vi rispondo con piacere, vi dico tre concetti velocemente. Vabbè, due, dai, il primo veloce. La risposta alla sua domanda, certamente è scritto molto chiaro nel nostro manifesto, che chiunque può leggere sul sito www.movimentoanimalista.it. Noi siamo contro lo sfruttamento di tutti gli animali, a maggior ragione contro questa vergogna degli allevamenti intensivi, nel senso che gli animali sono, hanno tutti diritto alla vita, non soltanto il cane e il gatto. Tornando invece ai dati che avete appena citato, anche il coniglio pallino, proprio i numeri che voi avete portato fanno apparire ancora più evidente quello che dicevo all'inizio, cioè noi abbiamo un paese dove gli italiani vivono con gli animali, li considerano membri della famiglia, persino Centinaio considera il suo coniglio. Ma come persino? No? Centinaio è... il fatto che, lasciatemi terminare, ma io non lo so, ma il siete fatto alleati, che la, il fatto che la politica, quelli di prima che era un razzista, quelli di prima che era un razzista, adesso il fatto che la politica continui ad ignorare, scusate, vorrei terminare, se no per no, non basta non offendere quindi il però, fatto, che la, il fatto che la politica abbia continuato per tutto questo tempo ad ignorare le istanze di questi milioni di italiani che convivono con gli animali è un atto di grande miopia e di non rispetto delle loro istanze. Ma guardate che tre quarti delle cose di cui noi parliamo a Roma non interessano alla gente interessa prima di tutto quello che è il suo nucleo familiare, i propri affetti. Ma... gli animali, piaccia o non piaccia, faccia sorridere qualcuno o no, non interessa, sono considerati membri della famiglia, no? E quindi, e poi andiamo alla terza cosa che volevo dirvi, non cadiamo nel benaltrismo, perché guardate, io che difendo gli animali da una vita, se vi devo dire quante volte mi sono sentita dire beh, ma però con i disoccupati, la gente che non ha lavoro, eccetera, lei si occupa di animali. Allora, questo benaltrismo ha davvero stufato, nel senso che ci si può occupare, io per esempio sono presidente della commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, mi occupo di bambini e di bambini poveri, e allora... No, ma non è benaltrismo, io voglio solo capire, non voglio solo capire, Brambilla, si occupa dei diritti degli vale animali e quindi quei milioni di italiani che con loro convivono, che si allora non si deve occupare alle questioni anche degli cose, animali no? Domestici poi si per me si fanno è un'operazione che politicamente ha un senso e voglio anche capire dove si orienta, se è un'operazione politicamente di destra o di sinistra. Se Berlusconi la sposa, per me è un'operazione di centrodestra, pura berlusconiana, però che può avere senso. Carmen, puoi molto... venire qui o vuoi restare col cane? È un'operazione. Facciamo vedere. Aspettiamo, vai. Eccola qui. Okay. Allora, prego. Grazie. Allora, è un'operazione decisamente trasversale. Vorrei fare una piccola osservazione politica al riguardo. L'animalismo, se non diventa fanatismo settario, per cui si umanizzano gli animali e si disumana l'uomo, diciamo così, e non è questo il caso, può essere la strada maestra per far tornare gli italiani a una coscienza ecologista. E questo apre un altro interrogativo, cioè la Brambilla, io ho sentito che difendeva il lupo dall'abbattimento selettivo, c'è un dibattito apertissimo e popolare. Questo cane qui, il pastore abruzzese, è il grande nemico dei lupi, no? Sì, è il grande nemico delle pecore. È l'unico in grado di affrontare un lupo. È un cane che difende le greggi proprio dall'attacco dei lupi, dagli orsi e dall'abbigeato. Ricordiamoci, è un deterrente naturale. 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 È interessante. Questo cane serve per salvaguardare anche il lupo. Il fatto che l'Italia è uno dei paesi europei in cui il Partito dei Verdi si è dissolto nel modo più rocambolesco e diciamo anche miserello. Da qualche parte sono andati quei voti. In questo, no, sono latenti sono in questo momento. Si possono andare da qualche parte. Ci si sta ritornando, diciamo così, da parte berlusconiano di centrodestra. Ha una sensibilità ecologica. Prima di far chiudere questa trasmissione a Carmen Russo, voglio farvi vedere l'ultimo passaggio di oggi che riguarda la nostra sessione. Che potrebbe essere, ovviamente la nostra ossessione, però potrebbe essere anche la prossima sfida per Centinaio, forse anche per la nostra Irene, magari anche per Carmen Russo, guardate qua. Ta-da! Lui è Firbi. Firbi da Firboneddu. Ta-da! Libero! Fermo.
sua madre, è stata uccisa dai cacciatori. E lui sarebbe morto, di fame, o ucciso dalle volpi, se loro non avessero deciso di portarlo via dal bosco. Forza, che non ti ho messo il bavaglino per farti vedere a tutto il mondo. E tu... Ecco. Dobbiamo andarcene, è finito. Non puoi stare tutto il giorno. Carmen. Ma è bellissimo, sono immagini belle. E la gente ha bisogno di cose serene, di felicità, di affetto, di comunicazione. E nel privato, nella famiglia, io penso che se ogni famiglia, già ce ne sono tanti, ma ne avessero ancora di più, così si debellerebbe il randagismo, sì, sarebbe tutto meglio. A proposito di serenità e di famiglia, Galloni. Ecco, noi questo siamo... è 45545, è una onlus che si occupa di cosa? Noi ci occupiamo di dare, saremo da voi finché ci sarà un solo bambino per strada, in Italia o in Congo, o che non ha futuro. Quindi sono 1200 bambini, sì, che abbiamo aiutato e salvato con il vostro programma. Noi siamo qui per dire si può fare di più. Bastano 2 euro, un sms dal 45545 o dal telefono fisso di casa, 5-10 euro al 455 45, e questa e è tanti una delle bambini campagne avranno un che futuro. Noi oggi, a proposito, no, di priorità, vogliamo sposare. Buona fortuna a tutti noi, a domani, a martedì.